percorso, noi lo faremo altrettanto. Questo è il primo appuntamento internazionale proprio del nuovo quadriennio, come vedi anche con alcuni nuovi equipaggi, con nuove condizioni, nuove prospettive. Speriamo che questo percorso possa arrivare alla fine del quadriennio con un numero di equipaggi tali da permetterci innanzitutto una numerosa qualificazione, e poi naturalmente l'anno olimpico ognuno si giocherà le sue carte, e noi speriamo di essere tra quelli che possono giocare a più tavoli. Ecco, lo dicevamo prima con Raffaello Leonardo, in campo maschile abbiamo già delle buoni equipaggi, abbiamo due medaglie a Rio che sono un buon viatico, bisogna lavorare anche in campo femminile. Sì, indubbiamente il nostro primo obiettivo è quello di migliorare i risultati in campo femminile. Abbiamo un gruppo di giovani, atlete che naturalmente stanno cercando di affinare la loro preparazione, un gruppo estremamente giovane che speriamo che nell'arco di questo quadriennio possano migliorare appunto i risultati di Rio. Sicuramente abbiamo in questo momento un gruppo più numeroso in campo pesi leggeri femminile. In campo assoluto scontiamo ancora qualche difficoltà, però sono fiducioso che da qui a 3 anni qualcosa riusciremo a fare. Presidente, una stagione ricca di appuntamenti, molto intensa, tra Coppa del Mondo, europei a maggio, mondiali a settembre, possibilità per l'Italia di fare esperienze e regalarci tante belle emozioni non mancano. Sì, hai detto bene, ci sono diversi appuntamenti, probabilmente anche un altro che non hai citato, Ellie, molto probabilmente quest'anno avremo una partecipazione forse non estremamente numerosa, ma l'obiettivo è partecipare anche a questo grande avvenimento, tutto questo in funzione dei mondiali di Saratosa a fine settembre, inizio ottobre, chiaramente con l'obiettivo di avere un percorso di avvicinamento e di miglioramento fino ad arrivare nel migliore dei modi ai mondiali. Ok, ringraziamo il presidente di essere stato nostro ospite, e con Raffaello torniamo in cronaca, perché se non vado errato, sì, esatto, è già partita la gara singolare del maschile, sempre con la Bulgaria in acqua 1, la Lituania in acqua 2, la Repubblica Ceca in acqua 3, ancora la Bulgaria in acqua 4, in acqua 5 Simone Martini per l'Italia, e la Lituania in acqua 6. Sì, anche qui una bella partecipazione, anche qui, come hai detto, l'Italia è rappresentata da Simone Martini, triestino, lo vediamo regatare proprio in acqua 5. Non male la sua azione, ragazzo dalle leve molto lunghe, quasi 2 metri d'altezza per lui. Vediamo, buona l'azione, sta pagando una partenza molto forte proprio in acqua 3 dell'atleta della Repubblica Ceca, e soprattutto in acqua 4 quello del bulgaro Christian. Volevo con te, Raffaello, commentare anche le parole del presidente. Mi sembrava giustamente fiducioso sulla possibilità di crescita del canottaggio azzurro, al di là delle conferme, anche per nuovi atleti che possono mettersi in evidenza, un po' quello che avevamo detto noi all'inizio. Ma io per certi versi devo dire sono fiducioso, perché quest'anno c'è stata la conferma proprio alla vertice federale di Abbagnale, quindi si è data una continuità al movimento. Si è partito ricostruendo una squadra 4 anni fa, abbiamo avuto dei discreti risultati con le 2 medaglie e i 2 quarti posti. Si cercherà, e sono convinto, lavorando comunque sempre in quella direzione, di migliorarsi, e credo
se si porta avanti il discorso fatto fino ad oggi, qualcosa di meglio si potrà vedere. Quindi a me piace la continuità, perché bisogna dare fiducia. Certo, cambiare in continuazione potrebbe sì tante volte portare dei miglioramenti, però spesso e volentieri abbiamo visto che la discontinuità non è stata mai indice di miglioramento. Assolutamente, mi trovi perfettamente d'accordo. Nella continuità almeno di un paio di quadrienni, esatto, olimpici è fondamentale per poter cercare di costruire un programma che porti poi ai risultati. E dobbiamo poi tener conto che a Rio noi avevamo una squadra molto giovane, una squadra con un'età media veramente importante rispetto agli anni passati, dove se non erro stavamo intorno ai 21-22 anni, quindi tutti atleti giovani, un ricambio generazionale importante rispetto agli anni addietro, dove tantissimi atleti che poi hanno portato e hanno fatto da traino per i giovani non ci sono più. Oggi i nostri atleti di vertici, parliamo appunto per esempio di Vicino e Lodo, che li vedremo in due sensi, sono ragazzi di 23 anni, quindi comunque giovanissimi, e loro sono i diciamo i più esperti. Quindi una squadra giovanissima che sta costruendo, e credo che da qui a poi a 4 anni una maturazione e un miglioramento ci sarà sicuramente. Ecco che allora a maggior ragione una continuità di programmazione è fondamentale per non stravolgere completamente un programma che non avrebbe magari la stessa capacità di portare risultati come lo potrebbe avere invece la continuità. E a proposito di continuità, proviamo ad andare in cronaca con questa gara che vede sempre la Bulgaria al comando in acqua 1 con Bozilov, Georgi Bozilov. Martini lo avevamo visto in un'inquadratura larga prima, un po' più attardato, eccolo lì al centro delle nostre immagini. È dietro ai due equipaggi bulgari e ai due lituani, dovrebbe essere, non vado sbagliato con i calcoli delle posizioni, in quinta posizione. Sì, vediamo qui l'azione del bulgaro, molto lungo. In acqua non una frequenza di colpi elevata, ma sicuramente importante in acqua, quindi riesce con una buona potenza a portare via l'imbarcazione. Ricordiamo Simone Martini, come avevamo detto prima, triestino, laureato in ingegneria. Quest'anno il CONI aveva messo a disposizione delle borse di studio per gli atleti eccellenti che si riuscivano anche a distinguere in ambito appunto nello studio, oltre ad essere degli ottimi atleti, e Simone è stato uno di questi che ha vinto questa meravigliosa borsa di studio che gli è stata consegnata proprio la settimana scorsa. Una filosofia, quello dell'abbinamento sport e studio, o scuola e attività sportiva, che per fortuna negli ultimi anni prende sempre più piede. Non c'è più la figura dell'atleta che abbandona gli studi per l'attività agonistica pura, ma anzi c'è sempre l'abbinamento: buoni risultati a scuola, buoni risultati nell'attività sportiva. Ne parlavo proprio qualche giorno fa con Nicolò Campariani al premio Edoardo Mangiarotti, che ha vinto quest'anno, e proprio sottolineava questo abbinamento assolutamente possibile. Intanto c'è la vittoria in acqua 4 della Bulgaria davanti a Lituania 2 e poi Bulgaria 2 per l'equipaggio in acqua 2, la quinta posizione, anzi la sesta posizione per Simone Martini, che arriva adesso a concludere la sua fatica sui 2000 metri qui al lago di Piediluco. Al secondo posto la Lituania, bronzo alla Repubblica Ceca. Ed eccolo qui Vasiliev, il vincitore della gara che abbiamo appena in parte seguito, il replay offerto
del nostro regista Fabio Quisato con l'arrivo delle varie imbarcazioni. The medals will be presented by the Vice President of the Italia Rowing Federation, Luciano Magistri, winner of the bronze medal, Czech Republic. Matthias Klang winner of the silver medal, Lithuania. Zigmantas Galisanskis winner of the gold medal and the 2017 Memorial Paolo Daloglia, Bulgaria. Christian Vasilev Gracias.